Buongiorno, buongiorno, buongiorno ai nostri amici e amiche dell'Ora Solare. Oggi è una di quelle puntate, voi sapete, oramai abbiamo preso anche questa abitudine. Ogni tanto, nonostante questa sia casa per noi e per voi, anche perché voi ci fate entrare a casa vostra e noi vogliamo che voi entriate a casa nostra, insomma cerco di non perdermi, abbiamo preso la buona abitudine di uscire da casa. Sapete, la bella stagione ogni tanto ci vuole, per carità, anche con l'inverno e anche con la pioggia, ci piace andare a cercare i nostri amici, i nostri ospiti, quelli che hanno sempre storie così belle, così solari da raccontare, anche fuori da queste mura. Allora, il viaggio non sarà lungo, perché in realtà, beh, per i romani vi porto vicini a Fontana di Trevi, per i non romani vi porto nel cuore di Roma. Nel cuore di Roma c'è un teatro meraviglioso, andiamo lì perché? Perché la nostra ospite è una grande attrice di teatro, di cinema. Lei ha fatto ridere, commuovere, piangere, è tra l'altro una bravissima ballerina, perché da ragazzina lei ha fatto veramente scuola di danza. Chissà come avrebbe salito queste scale se fosse stata qui. Andiamo, venite con me. Sì, vabbè, questo lo porto, ma è quasi primavera a Roma. Andiamo, andiamo, venite. La Fontana di Trevi, vi garantisco, è qui vicina. Ma noi stiamo andando a teatro, ve l'avevo detto, no? Al Teatro Quirino. Il Teatro Quirino, uno dei teatri storici e più importanti della capitale, è intitolato a quel genio, a quel grandissimo, meraviglioso uomo ed attore che è stato Vittorio Gassman. Dalla fine dell'Ottocento, questo teatro, il Quirino, ospita grandissimi spettacoli e grandissimi protagonisti del mondo della cultura italiana. Li vedete? Si va da Anna Magnani, è stato qui Edoardo, Paolo Stoppa, Rina Morelli, tutti. Sul palco ci aspetta un artista di enorme talento, l'ho detto, una donna gentile, elegantissima. Entriamo dunque al Teatro Quirino e sul palco, onoratissimi di questo, tutto dedicato a voi per l'Ora Solare, la gentilezza, il garbo, il talento di un'attrice unica. La signora Milena Vukotic, ovvero in sintesi, in una parola sola, la grazia. Ce l'abbiamo qui davanti a noi. Che grazie. Bella cosa. Sono la persona più felice del mondo. Ma veramente. Adesso rischio di prenderti sul serio. Allora, intanto sono autorizzata a dare del tu a tanta splendida ragazza, signora del teatro, del cinema, della televisione, perché c'è un Alice nel Paese delle Meraviglie, c'è un Giornalino di Gian Burrasca, ma parleremo di tutto, di tutto. Questa meravigliosa ragazza, da bambina, voleva proprio fare l'attrice, l'artista. Ma direi proprio di sì, perché io nasco un po' da gente di teatro. Sì. Mia mamma era pianista e compositore, mio papà scriveva per il teatro, era anche, faceva parte un po' degli autori futuristi. Bello. Ha avuto anche da parte di Pirandello, che sto recitando in questo momento, il permesso di tradurre la sua opera. Per cui il teatro, la musica, sono sempre stati alla base della mia crescita. Tu sei stata una bambina felice, in mezzo a tanta arte, in mezzo a tanta vita, carica di nomi fondamentali. Sì, sono stata felice in quanto mi hanno aiutato a fare quello che sentivo, che poi all'inizio, siccome ero magrissima, mia sorella diceva che ero dotata per ballare, perché mi piaceva di divertirmi. Sì. E allora ero magra, per cui mi hanno portato a una scuola di danza a Londra e lì ho cominciato a studiare la danza, che è stata poi una piccolissima parte della mia crescita, intanto artistica, ma poi della mia crescita in generale
perché ho cominciato da molto piccola e è stata la mia professione per un tot, due o tre anni. Per un tot di tempo. E chissà, forse anche tanta parte di questa grazia è dovuta a tutti quegli esercizi alla sbarra. D'altronde, che sappia ballare, lo sappiamo molto bene. Poi a un certo punto trovi la tua strada nella vita e lei la trova con la strada, con quel capolavoro di Federico Fellini, sì. Di Giulietta Masina. Che succede quando tu sei di fronte a quel film? Beh, c'è stato un capovolgimento, non ero in Italia, ero appunto a Parigi, mi pare che l'ho visto proprio a Parigi, perché io giravo già con la mia compagnia, cioè con la compagnia di danza, e ho sentito che si sono aperte delle porte che non avevo sentito prima. E siccome erano 3 anni che giravo il mondo con questa magnifica compagnia di danza, avevo la mamma a Roma, ho preso con un pochino di incoscienza, ho lasciato la compagnia e sono venuta a Roma appunto con la speranza di conoscere Fellini. Tu hai lasciato la compagnia di danza? Sì, sì. Io studiavo già la recitazione, insomma, prendevo dei corsi di teatro già a Parigi, perché il teatro è sempre stato parte un po' della... Beh, lo vediamo, parte della tua vita. Della mia vita e vedendo la strada ho detto ma torno a Roma dove sono nata e tento. Provo ad incontrare Fellini. Ci sei riuscita? E ci sono riuscita e naturalmente ho avuto questo grande onore, privilegio, fortuna, non so come chiamarlo, di poter far parte un pochino dei loro amici, non solo di lavorare con lui, ho fatto delle apparizioni, delle piccolissime parti, ma insomma per me era moltissimo e lo è tuttora, con Federico e poi naturalmente è avvenuta una specie di complicità con Giulietta, ho frequentato anche casa loro e loro anche sono venuti da me, ho avuto questo grande momento di emozione e fino all'ultimo. È stato un grande regalo nella vita. Io credo, e non sono l'unica, che sia impossibile non volerti bene. Lo sto dicendo tra la attrice e la persona. E questo tuo essere sempre diversa, perché da un'attrice ci si aspetta questo, però con questo comune denominatore di dolcezza, rispetto, affetto che tu sai dare. Quando si dice agli altri, ma tu la conosci Milena Vukotic, ai tuoi colleghi, c'è sempre un giudizio unanime di affettuosità. Ma non bisogna fidarsi delle apparenze, è pericolosissimo. Una cosa, raccontano che non sia forse bravissima a cucinare, ma non è detto. Voi sapete preparare un certo tipo di pesce al forno? Ne parleremo tra un attimo. Ma la crostata a casa Fellini per il compleanno di Giulietta, tu la facevi sempre arrivare. Sì. È stata un'amicizia speciale quella con loro? Sì, sì, veramente. Come un'amicizia unica, direi, impreziosita, anzi, dal fatto che Giulietta era questa enorme artista che nella vita invece era la persona più semplice del mondo e con la quale si poteva anche parlare. Difatti, dopo l'invio della crostata, che era un momento molto importante perché il giorno del suo compleanno era lo stesso della mia mamma, e allora portavo regolarmente la crostata fatta da me, però insomma non è che io facevo la pasta,
compravo la pasta già fatta. Però la marmellata era buonissima, era una marmellata d'arance. E poi naturalmente nella loro infinita gentilezza mi chiamavano prima Giulietta, poi Federico e poi anche la cuoca loro per dirmi ma guardi è stata bravissima ed era uno scherzo. No, non crediamo, anche se uno scherzo ci sarà, ma ve lo raccontiamo tra un attimo. Siamo al Teatro Quirino, Vittorio Gassman con Milena Vukotic per l'Ora Solare, a tra poco. Straordinaria, solare, meravigliosa, bravissima, adorabile, Milena Vukotic. E adesso come quando sei qui al Teatro Quirino, tutta la platea, tutta la galleria che si alza, i palchi, le persone che ti applaudono. Senti, meravigliosa ragazza. Allora, siamo ancora a Federico e Giulietta, questa amicizia così bella, così speciale. A questo invito a cena non si spostavano, come Francesca Fellini più volte ha ricordato, voi avete fatto insieme Fellinette. Era un omaggio proprio. No, non sempre andavano a cena a casa, se non di amici. Sì. Come andò quella sera? Ma andò che incontrai Federico e mi disse ma perché non ceniamo insieme una sera? E io dissi ma magari, come, quando... E lui disse, ma veniamo anche da te? E io, che non so cucinare, che ero sola in casa con un'amica, ho detto, ma sì, magari, però non pensavo che fosse una buttade, invece. E mi ha detto, sì, sì, veniamo. E abbiamo preso appuntamento per, non so, una settimana dopo. E gli ho detto, naturalmente ti telefono prima, così vediamo. E lo chiamai e gli dissi, senti, cosa ti piacerebbe mangiare? Dice, ma no, ma guarda, qualsiasi cosa. Dico, ma no, dimmi, io sono testarda. Dico, ma no, ma ha detto, due fettuccine le farai? Dico, sì, certo. E poi dopo, ma basta, cosa vuoi fare? Dico, ma no, guarda, dimmi, per favore, io... Cerco di... Lui, preso un po' da impazienza, disse, senti, a me piace il pesce persico pescato in un certo lago. Ah, dico, sì, sì, benissimo. Ora, premetto che non so cucinare pesce, men che mai. Andai in una pescheria, via della Croce, mi ricordo c'era una pescheria qui a Roma, e chiesi il pesce persico. E dice, guarda, il pesce non è stagione, il pesce persico non ce l'abbiamo, però le do delle... trote, dico ma no, non si preoccupi, la fanno con la carta d'argento. Dico sì, sì, va bene. Andai a casa, la mia amica telefonò a qualcuno nel Veneto per chiedere come si faceva a fare le trote e così con tutte le indicazioni volute ho fatto le cose, naturalmente. Era venuto quella sera lì, anche invitai per l'occasione anche Paolo Villaggio e Maura. E sono venuti naturalmente pieni di cose, di regali. E poi mi ricordo, abbiamo mangiato, tutti hanno messo le mani avanti, cioè Paolo Villaggio, ha detto sai io mangio poco, pochissimo. Quando sono arrivate le fettuccine, l'unica cosa che so fare con le zucchine. E poi dopo. E cominciò a dire: no, buone. E mangiare. Arrivato al momento del pesce persico. Sono arrivata e ho detto: guarda, scusami tanto, ma io pesce persico non l'ho trovato. Ho trovato. E allora lui mi ha guardato e mi ha detto: ah, no, perché tu mi hai preso sul serio. Dico: ma come no? E allora lì tutta la serata mi ha preso in giro e anche Giulietta, ma basta Federico. Allora, sì. Paolo Villaggio e Maura, sua moglie. E qui dobbiamo aprire per forza di cose
In questo viaggio molto, molto personale che Milena Vukotic ci permette di fare insieme a lei, se non con lei, con chi? Paolo Villaggio e quella signora Fantozzi, la signora Pina, che tu interpreti con e per lui, dando tutte le sfumature importantissime, importantissime, che quel personaggio merita. Ecco, quella lunga avventura, che avventura è stata? Ah, è stata una bellissima avventura, intanto perché ho potuto capire meglio e approfondire questa maschera importante che Paolo Villaggio ha inventato, certo, ha creato e che ha offerto a tutti, perché la maschera di Fantozzi e di conseguenza le persone intorno a lui sono apparentemente delle maschere, ma in fondo siamo noi portati agli estremi, al paradosso, e questo in fondo è un solo disegnare la nostra umanità in tono fantastico. E per me è stato molto importante questo viaggio con lui. Questo viaggio con lui. C'è anche qui, siamo a ricordi personali, la moglie di Fantozzi. Allora, Milena, che ribadisco, si fa voler bene da tutti, anche dai paracarri, dai sassi, figuratevi, dai colleghi di lavoro. Va a trovare a casa di Paolo Villaggio, lui e sua moglie, la cameriera apre la porta e dice la fatidica frase. Signora, è arrivata la moglie di suo marito. Questa è spettacolare. Chiedo scusa con applausi da dietro le quinte. Cioè. A Paolo piaceva molto questa cosa, la ribadiva, la ripeteva quando faceva. Signora, è arrivata la moglie di suo marito. Sì, sì. È favoloso. La moglie che sono tante le scene, ma ce n'è una particolarmente emozionante. Pina, tu mi ami? Sì. Mamma, sì, anche questa è una cosa alla quale Paolo teneva molto, quando io gli rispondo, io ti stimo tanto. E questo è peggiore non si può dire. Non si può dire di peggio. No, c'è quel fondo di amarezza, c'è quell'amore vero che lui ha nei confronti di sua moglie, nonostante tutto. Sì. E trova questa risposta così speciale. E così speciale, Milena Vukotic, che le cartoline arrivano per lei e arrivano da Casa Villaggio. Salve, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Milena Vukotic, una persona straordinaria, una donna dolcissima, di grande intelligenza, un'attrice meravigliosa, di grande professionalità, molto rigorosa anche. E anche timida, e ho scoperto insicura, e non capisco come possa essere Milena insicura, perché con la sua bravura, con quello che ha ottenuto nella vita, professionalmente, tutto il resto. Comunque volevo dire, io ho avuto il piacere, perché lei ha lavorato con mio padre nel terzo Fantozzi, quindi io ero ancora una ragazzina, e ricordo l'euforia di mio padre quando lei ha detto di sì, perché ha detto, pensate, Elisabetta, Milena, che lui stimava da morire, ha lavorato con Buñuel, autore che lui amava, adorava, e ora lavora con me. In più ho avuto l'onore, perché una decina di anni fa abbiamo portato in scena una mia cosa scritta da me, teatrale, su Virginia Agnelli, e Milena ha detto di sì, lo faccio. E quindi quello è stato per me anche un grande insegnamento, oltre che un piacere di stare insieme professionalmente, ma non solo, anche umanamente, di stare insieme a una persona decisamente così speciale. Milena, ti abbraccio forte, ti mando un grande bacio e spero di vederti presto. E anch'io ti abbraccio, grazie. Elisabetta Villaggio, che noi ringraziamo, che ha detto immediatamente, come no, certo, subito, un messaggio per Milena, come non lasciarlo. Voglio ricordare il libro Fantozzi, dietro le quinte, oltre la maschera, la vita vera, di Paolo Villaggio, edito da Baldini e Castoldi. Dentro questo libro ovviamente c'è una lunghissima intervista con te.
Moglie di Paolo Villaggio, arriveremo a Lino Banfi, e come se ci arriviamo, passando per Ugo Tognazzi, passando per un altro grandissimo del cinema, amici miei, e questa tua capacità di spostarti e di portare, in un certo senso, sempre il tuo personaggio, sempre il tuo carattere, Milena, però modificandolo completamente. Ma il bello del nostro lavoro è quello di poter divertirci a giocare con dei personaggi, con delle figure che non ci assomigliano, perlomeno pensiamo che non ci assomigliano. E, sì, con Ugo Tognazzi ho fatto prima di tutto Venga a prendere il caffè da noi, esatto. Di Lattuada, e quello è stato anche una bella avventura, che eravamo noi tre, le bruttine della situazione, e Angela Goodwin e Francesca Romana Coluzzi, che e così non ci sono più, ma è stato molto bello l'incontro con Tognazzi, che all'inizio sembrava una persona abbastanza distante, e poi lavorando con lui, come con tutte le persone, forse timide, e lui si è rivelato anche molto, molto caro, molto amichevole. Poi lui, ancora una volta, siccome si credeva un grande cuoco, certo, ci ha fatto la cena di compagnia dopo il film, insomma, è stato anche quello molto divertente. La cena di compagnia, montare una vita, un pezzo di vita di lavoro insieme e poi finire. È difficile, non dico sì, lasciare un personaggio, ma lasciare quel sì, gruppo, lasciare... Sì, perché si entra dentro in una specie di familiarità, di complicità, per qualche tempo si vive molto uniti e poi improvvisamente tutto finisce per andare in un'altra atmosfera, per ricominciare da, come per esempio qui, in questo lavoro, certo, che sto facendo Così a Se Vi Pare. Abbiamo girato adesso per 2 mesi, adesso siamo qua, e si è formata veramente una simbiosi fra noi. Siamo una compagnia fantastica. Io credo che tanto, sì, è la bellezza del teatro, del cinema, e tanto, tantissimo sia dovuto, esattamente come in tutti i lavori, alla qualità delle persone, alla capacità delle persone di farsi voler bene, di capire. Tu sei profondamente psicologa delle persone che hai davanti, così si dice di te, Milena. Ma mi interessa, insomma, penso che il rapporto, il conoscersi sia una cosa molto arricchente, e di conseguenza poi anche il lavoro che facciamo, quando affrontiamo dei personaggi, siamo costretti a scavare, certo, dentro un'altra vita, e questo naturalmente forma una specie di ginnastica interiore. Sì, di ginnastica del cuore nel caso di Milena Vukotic. Poi, per carità, ognuno ha il proprio carattere, ma lei ha un carattere veramente stupendo. Allora, la televisione l'ha sempre frequentata con medaglie d'oro e 10 e lode. Sì. Alice nel Paese delle Meraviglie, anni 70, ce lo ricordiamo tutti, meravigliosa. Il giornalino di Gian Burrasca, bellissimo, con Lina, diretto da Lina Wertmüller. Tu eri la sorella. Sorella dell'avvocato Maralli. Esatto. Sorella che vedeva accadere di tutto per mano di questo bambino. Sì. Insomma, sempre bambino puro. La fantastica Rita Pavone. Meravigliosa fantastica. Rita Pavone. E la fantastica Lina Wertmüller, sì, che ha messo insieme un gioiello. C'erano tutti nel Gian Burrasca, vabbè, Ivo Garrani, Valeria Valeri, la mia mamma, e poi c'era Tofano, adesso non mi ricordo. Paolo Ferrari. Paolo Ferrari. C'era tutto. C'era Arnoldo Foà. Arnoldo Foà. Andatelo a cercare, è un capolavoro. Sì.
è una meraviglia e anche lì metti su famiglia e poi smonta la famiglia finché un giorno Milena Vukovic ci ha detto: sapete che c'è adesso questa famiglia, la facciamo durare un po' di più. Perché un medico in famiglia è stato con un grandissimo produttore, Carlo Bizio, che io voglio ricordare, una persona stupenda, ma è stato con Lino Banfi e con tutta quella compagine perfetta, quel gruppo perfetto, è stata proprio una vicenda di vita familiare, lunghissima. Sì, lunghissima. Quanti anni avete lavorato? Ma abbiamo fatto, credo, una decina d'anni e un'infinità di puntate. Perché Non le hai mai contate, di la verità? Non, no. No, non l'ho contate, ma sono tante, tantissime. E anche lì, a proposito di quello che si diceva prima, si è formato veramente un nucleo familiare, abbiamo visto crescere i bambini, siamo cresciuti noi. Qual è la cosa più bella di tutte, la cosa più bella che ricordi di quegli anni insieme del medico in famiglia? Con Lino. Beh, l'amicizia con Lino è stata molto importante, è tuttora molto importante. Lino è uno dei rari compagni di gioco che veniva a vedere gli spettacoli, è venuto, che partecipava appunto a tutte le cose di... Amico di famiglia, possiamo un amico, sì. Allora, un amico di famiglia che cosa fa? Manda una lettera, una cartolina, un bacio. Ciao Paola, è un buon motivo per salutarti, perché devo salutare mia moglie che sta da te. Dico mia moglie che sta da te con un motivo specifico, perché Lucia, mia moglie, amava molto queste scene che facevamo io e te, cara Milena, cara mia moglie, perché diceva: avrei fatto anch'io questo al posto di Milena, sai, quando ci arrabbiavamo, le cose, con i figli, i nipoti, eccetera. Quindi tu piacevi, Milena, a mia moglie, lo sai benissimo, come piace a tutti gli italiani e piace sempre a me, perché sei sempre mia moglie, quindi prepariamoci, non si sa mai. Dovete sapere, mi rivolgo al pubblico che avete voi, che Milena non è stata mia moglie solo nel Medico in Famiglia, in Cornetti alla Crema, in altri film, è stata tantissimo mia moglie, quindi ha dovuto subire tutta la sua vita questi due mariti grassi, oltre il marito vero Alfredo, che è un bel ragazzo, a me e a Villaggio. Ciao Milena, a presto. Carolino, caro Lino, veramente caro. Persona cara, persona che sa, che ha conosciuto il dolore di perdere la sua adorata Lucia e che sarebbe pronto a tornare con te per un nuovo medico in famiglia, perché no? Ah, ma tutti saremo pronti. Tu siete belli. Veramente è stata un'avventura bellissima e tutti vorremmo ritrovarci intorno a Lino, che è il perno di tutta questa saga che è andata avanti per tutti questi anni. Lino Banfi all'inizio di Ballando con le Stelle, quando tutti noi abbiamo fatto un tifo sperticato per Milena Vukovic, anche perché uno dice: anche questo sa fare. Beh, una ballerina meravigliosa, perfetta. Manda all'autore, critico cinematografico Alfredo Baldi, che è il fortunatissimo marito di Milena, un messaggio: guarda che bella moglie che abbiamo. Sì, cioè, questa sì. È stupenda. Sì, è vero. Fa il paio con signora, c'è la moglie di suo marito. Questo è. Non si fanno mai domande di vita privata che non siano più che rispettose, sarò più che rispettosa. Che bello questo amore da ragazzi un po' più grandi, no? È stato un incontro bello. È stato un incontro speciale, sì, sì. Un incontro importante che io ho aspettato tutta la vita, si può dire, sì. E mi è arrivato così. Alfredo è veramente il compagno della mia vita, ci siamo sposati adesso non so da quanti anni, però è stata una cosa molto forte e importante e che mi ha arricchito moltissimo tutto il mio futuro che deve ancora arrivare. Il futuro che deve ancora arrivare, sì. Che è un futuro
di Stelle che brillano per Milena Vukotic, Teatro Quirino di Roma, fino al 23 aprile, Così è, se vi pare, di Luigi Pirandello, quel Pirandello che era amico del suo papà, con Pino Micol per la regia di Geppi Gleieses. Tu hai fatto questo spettacolo molti anni fa, nel ruolo della figlia, c'erano accanto a te, o tu eri accanto a loro, Paolo Stoppa, Rina Morelli. Altre due persone che ti hanno voluto molto, molto, molto bene. Sì, sì. Sì, il grande teatro, il grande teatro. In questo grande teatro. In questo grandissimo teatro. Era lo stesso teatro tanti anni fa e era una delle mie prime esperienze qui a Roma, perché ero appena sbarcata da poco. E sì, e poi affrontare Pirandello è senza fine, perché tutte le sere abbiamo la possibilità di scoprire delle nuove cose, in quanto Pirandello era sicuramente un grande conoscitore dell'animo umano e degli squilibri dell'animo umano. Io sono colei che mi si crede. Io sono colei. E si chiama Così è, se vi pare, fra virgolette. La modernità è il genio di quest'uomo, di questo autore. Sì, sì. Lo amiamo abbastanza, Pirandello? Sì, veniamo a riempire questo Ma teatro. Ma penso di sì, sì perché... Sì. A scuola credo che si studi Pirandello. Io non ho mai fatto una scuola italiana, ma credo che Pirandello sia una materia di studio molto, molto molto, molto bella e molto, molto seria. Geppi Gleieses, perché sì, perché essere regista di un'opera così, con tanta attrice e con tanti attori, fa sì che... Ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare o dirigere o scritturare grandi siete attrici. Siete diabolici. E Alida Valli, per esempio, o Pupella Maggio, o Lilla Brignone. E poi ho avuto la fortuna, appunto, di condurre la regia di spettacoli con Regina Bianchi, con Anna Maria Guarnieri, con Giulia Lazzarini, Lucia Poli e naturalmente Milena Vukotic. Il capitolo Vukotic è sicuramente a parte. E in questa stagione noi abbiamo fatto il Così è, se vi pare, che ora è al Quirino ed è un grande successo. Al suo fianco ci sono Pino Micol, Gianluca Ferrato e altri nuovi attori. Ebbene, io sono andato a vedere lo spettacolo pochi giorni fa e non lo vedevo da qualche mese perché è stato in tournée e ho avuto un tuffo al cuore, un vero e proprio tuffo al cuore, una sorpresa pazzesca e straordinaria. Milena ha costruito con grandissima sagacia nel ruolo bellissimo della signora Flora e una incredibile metamorfosi, cioè è un pugno allo stomaco. La scena in cui si ribella questa madre addolorata, si ribella alla realtà, è impressionante. Grazie Milena, mi hai dato una gioia e una soddisfazione straordinaria. Questo dimostra che sei un'attrice drammatica, una grandissima attrice drammatica, non solo un'attrice brillante, un'attrice comica. E questa... Più di così, non so. Ah, più di così, non so, lo so io. Tra poco, all'ora solare, arriva una carissima amica, lo dichiaro, grazie alla quale noi siamo qui con Milena Vukotic oggi. Allora le abbiamo detto, ma... Anche tu che stai facendo una cosa così importante, vieni, dai, ci vediamo al Teatro Quirino, tra poco, siamo a casa vostra, tra poco. La nostra. Sorpresa, sorpresa.
L'ora solare, il Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma, è una promessa fatta, anzi una promessa fatta come regalo qualche mese fa. Ma vogliamo fare un incontro con Milena Vukotic? E io le rispondo, ma certo, magari, magari fosse. Lei dice, ci penso io, lei è la nostra, non solo nostra, ma è Ornella Sgroi, che non è soltanto una grande giornalista anche di cinema e critico cinematografico, è un'amica, è qui con noi, Milena Vukotic. Finalmente l'abbiamo avuta in trasmissione, ma oggi è qui Ornella Sgroi in veste di sceneggiatrice e produttrice cinematografica. Perché? Perché è nato magicamente un progetto che ancora mi emoziona moltissimo. In questa occasione ho ripreso in mano le foto del set di questa avventura e ho riprovato la stessa emozione, che è l'emozione del cinema vissuto proprio dall'interno e che poi è la stessa emozione del cinema che ti regala sentire una donna e un'attrice di tale caratura, di tale spessore, di tale intelligenza, di tale ironia, sentirla parlare di cinema e dire lei è Ilde, la nostra Ilde, che è la protagonista di questo cortometraggio che si intitola Stanza 5, che ho scritto insieme al regista, che è Rosario Capozzolo. Tra l'altro produzione Tramp Limited e Slink Set con Rai Cinema e Lago Film. Ed è un lavoro spettacolarmente bello. Questo è, voi dite dove si vede? Arriviamo, un attimo, con calma. Arriviamo, questa stanza 5, lavorare con Milena Vukotic. Ah, questo sì, questa domanda te la devo fare. Quanto è bello? È un regalo, Paola. È un dono ed è un dono generosissimo che Milena ci ha fatto, anche perché il suo tocco, la sua presenza è stato un soffio vitale per il personaggio difficilissimo di questa donna, tant'è che quando io in punta di piedi ho chiamato Milena Vukotic per chiederle se potevo farle leggere una sceneggiatura di cui ero coautrice, non solo ho trovato una donna di grandissima disponibilità, attenzione, cura e premura, ma una persona di grandissimo talento, anche di scrittura raffinatissima, perché dialogare con lei, ragionare sul personaggio, abbiamo fatto degli incontri, io, lei e il regista, io, lei e Rosario, che sono stati un nutrimento per le nostre anime, oltre che per la nostra storia, che poi è una storia vera. È una storia vera, non svegliamo troppo, ma possiamo raccontare che è la storia di questa amicizia salvifica in pieno tempo di Covid, coinvolge una donna e un'altra figura indispensabile. E qui te lo devo chiedere, Milena, come sei entrata così pienamente dentro questo ruolo? Ma è un ruolo muto, questa figura che ha forse rinunciato alla vita per via di una perdita, appunto, del marito, che anche lui si trova in questa clinica, riesce a ritrovare un senso attraverso la figura di questa, come si chiamava? Simona. Di Simona, che è giovane, che ha, anche lei si trova in questo posto, in questa clinica, e avviene un dialogo muto da parte della vecchia signora. Ed è molto difficile e affascinante pensare che non c'è bisogno di tante parole, non c'è bisogno di tante azioni per incontrarsi. E loro si incontrano. Che meraviglia che è. Scusate, ma proprio sapete, c'è un silenzio. Quando dico sempre che a un certo punto arriva un silenzio speciale, è questo. E questo è il caso. Il tempo del Covid, Milena, per un'attrice,
per gli attori, per chi lavora nel mondo dello spettacolo, per tutte le persone che non si vedono, i tecnici, le luci, qualsiasi cosa, che sia cinema, che sia televisione, che sia teatro. È stato un tempo duro e difficile. La tua protagonista di questa stanza 5, anche se la storia è un'altra, non è un'attrice, ma le mette tutte insieme queste difficoltà? Sì, certo, però è anche un tempo di maggiore riflessione, di fare delle cose nel proprio intimo che magari si mettono da parte quando abbiamo una vita cosiddetta normale, e ci rendiamo conto di come stiamo bene quando stiamo bene, invece di lamentarci continuamente della nostra realtà, perché in quei momenti lì si vive un'altra esperienza che ci costringe a guardare oltre. A guardare oltre. Questa stanza 5 parte, sapete, non poteva non trovare una notizia vera, una giornalista come Ornella, Ornellissima, scusate, questo io la chiamo così, voi direte ma perché? Perché sì, perché ci sono cose che vanno sottolineate. Da una notizia vera ad una storia che diventa cinema e che noi potremo vedere solo quando questo cortometraggio avrà finito il lunghissimo giro che sta facendo a suon di applausi per tanti festival. Priorità assoluta ai festival, anche perché certo, molti festival chiedono proprio l'inedito, quindi finché non passiamo questa prima fase non potrà essere proiettato, ma dopo sicuramente organizzeremo. Ma noi lo aspettiamo. Sì, assolutamente. Da quale storia sei partita? È una storia che è accaduta realmente in un ospedale di Catania. È una storia che mi è stata raccontata da due pneumologi, marito e moglie, che hanno vissuto il Covid. Sono stati due pneumologi che lo hanno vissuto in prima linea. Il marito, in particolar modo, ha incontrato questa donna, Piera, e questa giovane donna, Simona, una giovane donna con sindrome di Down, che ha mostrato quanto la vitalità di questi ragazzi sia talmente tanto contagiosa da renderli non soltanto capaci di prendersi cura di se stessi, ma anche di prendersi cura degli altri. E questa è la cosa che ci ha emozionato moltissimo e che credo abbia emozionato molto Rosario Capozzolo, il regista, perché io ho scritto questa storia per il Corriere della Sera, Rosario l'ha letto e mi ha mandato un messaggio dicendomi: è una storia straordinaria, sembra perfetta per un cortometraggio. Mi ha talmente così emozionato accade. Che io così, senza pensarci due volte, gli ho scritto: scriviamolo. Allora, è nato tutto. Allora, da lì è nato tutto. Milena Vukotić ci ha parlato del valore del silenzio e noi non vediamo l'ora di vederla anche in questo cortometraggio, in questa stanza 5. E Milena, qual è la cosa più bella che hai imparato dalla vita? La più bella di tutte. Non dovrei pensarci bene, ma comunque di vivere. Milena Vukotić, L'ora solare. Signori, grazie. Dal Teatro Quirino, sembra che io stia facendo, dal Teatro Quirino è tutto. No, non è tutto, ma è un grande. Questo sì, vi prego, tutti voi, applauso per questa signora del teatro, del cinema, dello spettacolo. Grazie, 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 Milena Vukotić. Ma siccome tra qualche giorno mi pare che sia un compleanno importante, il compleanno è sempre importante, e siccome la ragazza è molto golosa, è magrissima, saprà cucinare solo come dolce quella crostata fatta per Giulietta Masina e Federico Fellini, signore, volete favorire? Meringhe vanno bene? Signore, volete favorire? Oh, signora mia, se lei me lo dice così. Grazie. Ecco, e questo, adesso meraviglia. Tutti quanti, chiudiamo telecamere, tutti quanti sui dolci. Buon compleanno, buon compleanno ragazza Milena, meravigliosa. Buon compleanno Milena. Bacio. Di così. Bacio, bacio, grazie.